Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su YouTube. Oggi la fotocamera non collabora, oggi mi sentirete in mezzo agli uccelli, in mezzo alla natura, sentite? Sì, abitavo in un paese di 1000 abitanti, in mezzo alla campagna, perciò questo è l'effetto e non ho il microfono professional, lo devo prendere. È una delle cose che mi manca. Comunque, bentornati nel secondo video diario del mio canale. Che cos'è un video diario per chi è nuovo? Se non avete visto il video di settimana scorsa, andate a vederlo, anche se in realtà non è collegato. Ma io praticamente riassumo in un solo video tutta la mia settimana, quindi quello che faccio in momenti più divertenti, ma anche a volte momenti tristi o cose molto personali mie. Super divertente, cioè una cosa che a me diverte un sacco fare, perché comunque vi porto proprio nella mia vita. Spero che a voi piaccia entrare a far parte di questa cosa. Se non mi seguite, correte a farlo. Se non avete attivato le notifiche del canale, fatelo, perché io ogni tanto pubblico a caso, magari arrivo dopo una settimana, ne pubblico due e voi non dovete essere pronti. Non so quando finiranno questi video diari, probabilmente ora che inizierà l'estate ce ne saranno molti di più. Detto ciò, fatemi sapere chi vorreste nel prossimo video come ospite da intervistare o comunque da portare nel video diario con me. Cosa ho fatto questa settimana? Questa settimana ho fatto una marea di cose, veramente ho fatto tantissime cose. Io non me ne accorgo neanche che i giorni passano, perché non fanno in tempo iniziare che sono finiti. Iniziamo da Trieste. Sono andata a Trieste, tra l'altro Trieste è una città veramente meravigliosa, un posto fantastico che ha mare, montagna, ha letteralmente tutto, e devo dire che è stato stupendo, perché io ho parlato del mio libro davanti a un sacco di studenti, ho parlato del bullismo e dovete sapere che sono una persona super 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 ansiosa, cioè infatti prima di iniziare l'evento, ma qualsiasi tipo di evento, anche se ci sono 3 persone, io muoio dentro. Però ho un segreto per controllare la mia ansia che vi racconterò poi in un video dedicato solo a quello. Buongiorno, sono a Trieste. Questo è l'inizio del mio vlog. Carino, no? Buongiorno, sono a Trieste. Sono a Trieste perché è un evento. Come si chiama l'evento? Comunicazione non aggressiva. A festival della comunicazione nello stile. C'è il mare, sono pallida e niente, quindi oggi vi devo vloggare per forza la mia giornata, perché sarà incredibile. Come sempre, come tutte le mie giornate. Bene, siamo arrivati. Siamo dentro. Cos'è? Un porto? Sì. Siamo nel molo 4 di Trieste. Dietro sta iniziando la diretta e andrò in onda fra poco. Sono con Chiara, la mia manager, e Andrea. Aspetta pure anche io. Aspetta. Vai, che siamo più professional. Bisogna mettere la canzone. Vedi perché sono così? Perché sono circondata da gente un po' particolare. Facciamo l'outfit check, aspetta. Fit check. Mamma mia, i miei vlog sono proprio così. Ci sta su secondo voi? Aspetta, loro sono la mia giuria. Questo è l'outfit di oggi. Dai, facciamo un nuovo. Poteva andare meglio. Facciamo bene, ma è meglio. Dai. Mi hanno dato 10. Ok, sta per iniziare. Sta prendendo sul palco, c'è un sacco di gente. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Mi sto inquadrando? Sì. E sono a fuoco? Sì. Abbiamo finito! Ho finito. È andata molto bene, cioè come al solito mi metto in ansia per delle cose, non dico banali, però grazie, per delle cose semplici che faccio già da giorni. È stato molto bello, i ragazzi sono stati super accoglienti, ho raccontato un po' della... Accoglienti? È giusto dire accoglienti? Calorosi, calorosi. Ho raccontato come al solito la mia storia, per chi non la sapesse, l'ha ripetuta talmente tante volte che magari uno che l'ha ascoltata 100 volte si rompe le palle di ascoltarmi, però è stato molto figo, mi piace fare queste cose. Loro non mi supportano più invece. Detto ciò, è stata un'esperienza fighissima, è stato veramente divertente, amo fare queste cose e non mi pesa neanche fare avanti e indietro, destra e sinistra tutti i giorni. Dopodiché, come tutte le settimane, il lunedì ho radio con Gaia e anche questa settimana ho deciso di portarvi con me. Sono arrivata in radio ed è arrivata anche Gaia. Bello. Sei felice di vedermi? Ecco, non sono capace a bloccare. Ecco, Gaia è così sempre. No. Lei invece è Noemi, fa parte della regia di Next col cappotto ad agosto. Verrete come vedete, io non andiamo. Io ho preso la giacca, eh. Io no, ovviamente. La Noemi ci ha detto di prendere le giacche. Guardate le giacche perché in studio fa freddissimo. Io vabbè, fa un caldo, ragazzi, micidiale. Prego. Vediamo, dai. Vediamo. Aspetta, che non ho girato perché non so registrare. Pol nord. Ma non è vero che fa freddo. Ciao. Questa è la parte nuova. Vittoria di RDS Next. Backstage, questo è Dani. Dani, saluta. Ciao. Mi sei euforico? Che bello che siete sedute. No, ma non siete sedute. Certo che siete sedute.
Ah sì, certo. Certo, come no. Eccoci. Ma posso passare? Si può passare la musica della canzone sotto? No. Eccoci, io e Gaia in onda. Questa postazione qua però è fighissima. Veramente sembra di stare in un TG e non sì, di conduttrice. TGRDS. TGRDS. Parleremo di c***o. Tu parli di c***o. Io parlo di cose serie. E non si dicono parolacce in onda. Cavolate. Ecco. Cacchiate. Quindi, buona live a noi. Qua ci siamo, io e Gaia e maniche corte. Comunque fa abbastanza caldo, un clima molto... Clima mite. Tropicale, capito? Caldo. E poi là in fondo c'è la regia con la coperta, il gossiparo, ciao! La tisana. Sì, che leggiamo la chat. E vabbè, adesso mancano gli scarponi da neve e poi sono perfette. Devo ammettere che è stata una giornata veramente stancante. E a volte le persone non lo capiscono. Cioè mi fa incazzare che a volte le persone pensano che noi non facciamo niente tutto il giorno. Cioè effettivamente c'è chi purtroppo non fa un cavolo, ma io non sono una di queste persone. Cioè già quello che sto facendo ora. C'è un insetto, c'è un insetto. È rosso, Dai ti prego, non l'ho ucciso, l'ho soltanto spostato. Dicevo, odio quando le persone dicono che noi non facciamo niente. Perché non è così. Perché vorrei farvi vivere una mia settimana per farvi capire che ok, magari di sforzo fisico non faccio chissà che cosa, però non sto neanche con le mani in mano. Detto ciò, sono andata a vedere il Milan. Il Milan ovviamente ha perso. Ogni volta che vado allo stadio il Milan perde. Infatti i miei amici subito dopo la partita mi hanno detto: Samara, tu devi stare a casa tua, non andare mai più allo stadio, perché ogni volta che vado allo stadio il Milan perde. Però è stata una bellissima giornata. Sono andata con mia sorella. Mia sorella ha fatto un piccolo pronostico sulla partita e alla fine ovviamente non ha azzeccato letteralmente niente. Cosa, Ali? Puoi ripetere quello che hai appena detto? No, se dovesse fare gol Leao, faccio invasione di campo. L'hai detto, tu devi... Vedremo. Ma con la velocità che ho io, ma mi prendono quando ancora faccio così per scendere dal collo. Era Inter contro Milan, quindi l'Inter giocava in casa, anche il Milan giocava in casa, però comunque giocava l'Inter, non so come spiegarlo, giocava l'Inter e non il Milan, perciò c'erano tutti i tifosi interisti e io e lì c'eravamo le uniche milaniste. Infatti quando l'Inter ha fatto gol e il Milan ha perso, c'era tutto lo stadio che è esploso e io dice che ci siamo messe la felpa, perché avevo paura che ci venassero. Stiamo andando allo stadio, c'è Mauretto, presidente Marco che non sa come... Cosa facile? Ah ok, non riuscivo a tirare indietro il sedile, vabbè, lo capiamo, poverino, è Marco, quindi nessun problema, nel senso. Allora, il tassista ci ha lasciato qua, in mezzo a nulla, perché... È stato davanti allo stadio, però... Muoviti, quello che mi devi fare... Ci investono! Sto lavorando! Questo è un sopravvivere unico, ragazzi, mi schiamo di morire. Vabbè, verremo menate. Io la festa come la tolgo, perché qua ci uccidono. Ma io fiera di essere tassista. No. Sono tutti... Allora io mi sono rotta, ragazzi, non metterò mai più un video, una storia, un post, non farò mai più un video quando giocare il Milan, perché ogni volta che io vado a vedere la partita o vado o posto qualcosa in Inter, il Milan perde. Molto bene, sono felice, ecco, ha vinto, vedi? Inter. Sei contenta di questa sconfitta? Vaffanculo! In realtà è andata molto bene, cioè pensavo veramente veramente peggio. Stiamo tornando a casa, io non andrò mai più allo stadio, qui lo dico e qui lo faccio. Non sapeva neanche come si chiamasse il portiere del Milan. Allora non è vero. Sì, aveva detto che il portiere era... Niente, giornata molto bella anche quella. Sono tornata a casa, mio padre non ci ha aperto perché letteralmente è milanista. Non voleva che io andassi allo stadio perché ogni volta che vado allo stadio Milan perde. Siamo entrate, ovviamente. Dopodiché, ah sì, mia sorella mi ha rubato il telefono. L'ho scoperto dopo perché stavo riguardando le clip per fare questo video. Ho rubato il mio telefono alla Samara. Ora sono io e Tullio a fare il vlog. Ha detto che lì non ci sta là, credo. E la... Comunque io sono qua e non mi levo finché casa Mara non finisce. Lei ora è in bagno, io sono andata 10 minuti in bagno e lei era ancora in bagno a cambiarsi con la porta chiusa. E ora sono qui a nascondermi da lei. Io ho paura. Però tanto non sta arrivando. Buongiorno.
tra un po', io gli ridò il telefono se non mi scopre. Se mi scopre, la prenderà lei. Io ho paura che sbuca da dietro, infatti mi guarda, okay? Che sbuca da dietro e fa... Ciao, Kobe. Saluto. Ciao a tutti, mi ha mancato. Allora, ma anch'io il telefono. E poi cos'altro? Non lo so. Ah, poi sono andata a fare un'esperienza super fighissima che ancora non posso spoilerare, che in realtà faccio da un mese, 3 volte a settimana, e potrete scoprirlo forse a settembre, però bellissimo. Questo è un piccolo spoiler. Ok, basta spoiler perché sennò probabilmente mi uccidono. Dopodiché sono andata all'evento della sirenetta, però posso lasciarvi soltanto video laterali che vi lascio qui. Questo era il mio outfit molto sirenetto. No, si dice sirenetto. Questo era il mio outfit molto da sirena. Qua siamo noi nella cabina per fare le foto. Non ci siamo riusciti, le foto sono uscite veramente male. Qua ci siamo io, Alice e Scarlett, che cerchiamo di fare le sirene in malo modo. Cioè, sembriamo... Boh, io sembro tipo una balena, non una sirena. Però vabbè, alla fine la balena sta nel mare, quindi la stessa cosa. Sempre io che faccio la sirena e non ci riesco. Tra l'altro io non mi vergogno di niente, cioè veramente. Dipende in che contesti sono. Se sono in contesti dove c'è gente che fa le stesse cose che faccio io... Faccio tutto. Il film pazzesco. Film pazzesco, super carino, avevo le aspettative alte e sono state tutte perfettamente soddisfatte. Basta, questa è la mia settimana. Spero che la mia settimana vi sia piaciuta e che questo video diario parte 2 vi sia piaciuto. Ce ne sarà un terzo, un quarto, adesso non lo so. Spero di tornare presto con un video intervista. Fatemi sapere nei commenti chi vorreste che io intervisti. Non è italiano. Fatemi sapere nei commenti una persona che vorreste vedere con me in un video, anche se io in realtà so già cosa proporvi. Ci vediamo presto nel prossimo video. Vi voglio bene.